Salve a tutti ragazzi, sono The Sharpon e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, non so se vi ricordate, un po' di tempo fa avevo fatto un video sul nuovo pacchetto dell'FTB, ovvero la Ultimate, l'FTB Ultimate, e alcuni di voi mi avevate detto che andava bene di fare una serie su quel pacchetto. Allora ragazzi, siccome ho rivisto quel video adesso, è passato un mese, non so quanto tempo è passato, però è passato abbastanza tempo a quel video. L'ho rivisto e ho detto, dai, siccome che l'FTB è finita, perché ragazzi non mi andava più di ricominciare, ogni volta che ci riandavo non proprio lo odiavo, diciamo. Allora, niente, allora ancora registro ragazzi, aspettate un attimo. Ok, eccomi tornato, ho impostato il timer, quindi ho detto facciamo questa serie. Allora, facciamo New World, poi dopo deciderò come chiamare la serie, on, done, create New World. Adesso non parlo, altrimenti laggerà. Ok ragazzi, eccoci qui, aspettate un attimo. Vediamo un po' la mappa. Bene. Allora, intanto abbiamo un piccone molto bene. Fottiamoci questa chest, perché lagga? Perché stai laggando? Ok, di là vedo delle pecore là. Per chi mi chiedesse come faccio a zoomare a CTRL, ma solo se avete la potete farlo solo se avete l'Optifine installata. Allora ragazzi, forse qualcuno di voi si starà chiedendo, sì, però fa questa serie ancora sull'FTB, a noi ci ha stancato, e un po' ragazzi è vero, però questa FTB è molto diversa da quell'altra, perché sì, ha tutte le mod di quell'altra, però se non erro ha una ventina di mod in più, e per me ragazzi non sono poche. Ad esempio, ho già visto l'albero che mi interessa. Sì, allora quest'albero ragazzi, vedete, questo con la texture un po' diversa, ci dà della rubber. Non è la classica rubber che voi conoscete, infatti è una rubber un po' diversa. Lol. Qui intanto c'è un piccolo vulcanello, sì, un po' proprio piccolo. La rubber ragazzi però è quasi come la rubber che conoscete voi, ovvero quella nera, quella che noi scriviamo qui rubber, questa, e invece noi è questa. Con questa noi facciamo la rubber bar, e con la rubber bar usage, vedete, ci facciamo la siringa vuota, bla bla bla. Se noi scorriamo, vedete, copper cable. Cioè ragazzi, serve per fare le cose principali. Si può fare anche i vestiti di rubber. Va bene, detto un po', vi ho presentato, ecco alberello, mi serve. Presentato un attimo. Poi ragazzi, c'è una cosa che mi ha spinto a fare una serie sull'Ultimate. Ma quale? Qual è la motivazione? Perché voi vi annoiate là, una cosa si faceva in un episodio, e poi ragazzi, ammettetelo, vi ho tagliato quasi tutte le chicche, tipo la Quantum Suite, gli Hug, Voltage, Solar Panel, perché pensavo che era noioso da vedere, e mi sono reso conto che ho sbagliato, rivedendo dei video degli YouTuber che seguo io sulle vecchie serie, mi sono sbagliato, alla gente piaceva quello che faceva quello palloso, poi uscivano vari fail. Quindi ragazzi, niente. Ah, mi scuso se la qualità dell'audio è abbastanza, come dire, mela, è abbastanza bassa la qualità dell'audio, perché sto registrando con la webcam, visto che il microfono non lo ho qui, non lo ho disponibile. Ecco, dove ce l'ho non ve lo dico, sono affari miei. Comunque, e quindi ragazzi, vi farò vedere tutto proprio. Io stopperò la registrazione se voglio, ne comincerò un'altra, perché no?
tutte le fila, però in senso io adesso faccio questo episodio che durerà 15 minuti ogni episodio. Intanto io mi fotto queste belle canne da zucchero perché ci serviranno molto per ovviamente i libri. E stavo dicendo, sì, appena ho finito di registrare, stoppo il video e non lo tocco più questo mondo finché non devo registrare ancora. Quindi non vi taglierò assolutamente niente di niente. Spero che siate felici perché secondo me è una bella cosa farvi vedere tutto. Poi dopo se voi mi dite questo non lo voglio vedere perché è palloso, questo pure, allora ragazzi io darò retta a voi e molte cose non ve le faccio vedere. Però io penso che i macchinari, Quantum Suite, Gravitas Plate, Vajra, queste cose qui le vorreste vedere in diretta. Cioè, va bene, i video. Intanto io molesto queste pecore per prendere la loro lana, così almeno mi fate subito un letto. E comunque ragazzi, una bella chicca di questa, come dire, di questa mod pack è questo. Allora, tipo, qua lo studiamo drill. Diamond Drill, ragazzi, quello non c'è. Ecco, Diamond Drill. Vado a cliccare, guardate. Tre diamanti, va bene. Due titanium ingot. Ma che cazzo. Guardate. 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 Ragazzi, è una roba assurda. E per fare il mining drill? Peggio! Lo steel! La rebattery, queste cose qui che non si conosce il crafting. E per fare un solar panel, ragazzi, guardate. A parte qui c'è il solar panel, advanced solar panel, hybrid solar panel e ultimate. Allora l'ultimate lasciamo perdere. L'hybrid pure. Advanced lasciamo stare. E il solar panel? Come diavolo si fa? Ragazzi, cioè io ci sono rimasto esterrefatto. Penso che non lo farò mai, non lo so. 40 episodi solo per fare un pannello solare. Quindi ragazzi, io utilizzerò il watermill. Sappiate, per la corrente all'inizio, generatore watermill. Qui che c'è? Una bella caverna? Una bella caverna? Direi di sì. Direi di sì. Fottiamoci questo copper bello bello. Uno. Bene. Comunque, scendiamo, tanto non c'è niente. Oddio, c'è ragazzi. Oh maddo, oh cazzo. Ok, allora. Scappa. Via, ciao. Io però quasi quasi. Possono salire loro? Mi pare no, eh. Io mi fotto questo copper, veloce, veloce. Oddio. Ah ragazzi, vedete sulla minimappa come ho fatto vedere nel video quella. Quello presentazione di questo nuovo pacchetto, cioè mi fa vedere i mob. È una cosa utile, ma una cosa che a volte mi fa cagare sotto. Oddio. Bene. Andiamoci via. Andiamoci via, andiamoci via. Io non voglio avere niente a che fare con loro. Comunque. Oh, un'altra cavernuzza. Oh. Carbone. C'è un mob? Non mi sembra. Facciamoci sta albero ragazzi perché mi sta dando sui nervi proprio. L'ho visto da 5 secondi già. Che intanto devo prendere pure la medicina qua, vabbè. Lasciamo sta. Dettagli di vita. Ma che cazzo. Allora. Brutti bastardi. Comunque, cominciamoci. Ho fatto un bel po' di materiali. Facciamoci anche una piccola spada. Prima di tutto. Crafting table, voilà, come sempre, poi spada in, aspettate, sono un pirla, ferro intanto vedo, ragazzi io in queste caverne senza una spada non ci vado nemmeno morto, che poi danno mi ammazzano loro lì, vabbè. Dettagli, però partire dal presupposto che sono morto non mi va. Dove caspita è andato quel. Si nasconde, dove cavolo è andato? Ciao! Aia!
Ma può salire lui, scusate. Sì, allora. Oh cazzo! Scusatemi la parola. Ma due scheletri non vanno bene, ok, uno morto. Pure un bellissimo zombie, perfetto. Mi spari. Li ammazzo dall'alto, ragazzi. Uso questo piccolo trucchettino. Lol. Che mira. Oh, ok. Mamma mia ragazzi, quanta bella roba. Io sapete che faccio? Mi costruisco il piccolo rifugio qui, su questo copper, però prima vorrei prendere il carbone. Vorrei prendere il carbone. Però sono tentato ragazzi da tutti questi materiali. Un carbone, non dimmelo. Un carbone. Dovrei addentrarmi in questa caverna che sicuramente è collegata a quell'altra, perché là sulla minimappa vedo già un piccolo simpatico creepy. Oddio, ragazzi, scappo, scappo. Andiamo a prendere la nostra crafting table, dove l'ho piazzata qui, perché ragazzi, vediamo il sole. Dov'è il sole? Il sole è coperto, ragazzi. Comunque, quanto tempo è passato, vediamo. Tanto io ragazzi il timer è passato circa 11 minuti, quindi tra un po' sta facendo notte. Io direi appunto, ci facciamo questo rifugio qui bello scavato nella roccia. Come sempre, io comincio sempre con questi rifugini, però la poi ci espanderemo appunto come sempre nella storia del mio canale per quanto riguarda Minecraft. Che facciamo un po' così, un po' di... Ci vuole stile anche per queste cose, raga. Lol. Comunque. Scaviamo qui. Bello, bello. Scommetto che non vedete niente. Cioè, avete ragione. Ok, tutto è torcio. Non me ne frega niente. Tanto la caverna ce l'ho qui. Ok, adesso dovreste vedere tutto. Ah, comunque, ragazzi, voglio dire option. No, lingua. Video setting. Ecco, vedete? Bright. Cioè... La luminosità l'ho al massimo, quindi se mi dicete che non ci vedete, se ci vedete buio, non è colpa mia, va del vostro monitor che fa bene. No vabbè, parte scherzi, è perché ragazzi la caverna è talmente buia che voi non riuscite a vedere e che nemmeno io riuscirò a vedere in qualche caverna. Quindi, ma che cazzo, allora sono un pirla. Pirla ragazzi è la parola del giorno e di questa serie. Prima di tutto, fornace, finché non scatta il timer, fornace, piazziamola qui. E vorrei subito fare ragazzi tre giusti giusti, 1, 2, 3. Piazziamo a terra la cesta, giusto così. Dopo ragazzi cuocerò tutto questo copper, bello bello, la rabbia. Così facciamo subito, facciamo, voglio vedere come si fa il mangiatore qui. Oh santo cielo, no, generatore, sì, ah, ho capito, geoterma, ah ok, perché ragazzi ho fatto queste tre stone, ve lo faccio vedere subito. Qui. Allora. Dove fare? Ah sì. Allora, insomma sono nemmeno io ragazzi, dove fa? Figuratevi voi dove siamo arrivati. Allora, crafting table. Subito subito ragazzi, senza nemmeno aspettare un episodio perché per me è fondamentale. Project table, eccola qua. Allora. Ok, project table, piazziamo qui la fornace, 1, 2, e ci facciamo anche una bella cesta. What the fuck, ok, cesta. Ok ragazzi, aspettate. Ok,
io ti tengo la luminosità. No, non è vero, sto scherzando. Un mio amico è ossessionato dalla luminosità. Vediamo un attimo come ho messo il timer. 50 secondi, aspettiamo che suoni. Comunque ragazzi, penso che i Watermill saranno rimasti invariati. Scherzavo. Scherzavo. Dimmi tu come cazzo si fa. R. Dalla bauxite, 10% de... Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. E windmill? Carbon plate. Vabbè ragazzi, questi sì. Sì. Sì ragazzi, direi che ci facciamo un windmill per questa serie. Questi rimasti invariati, giusto? Sì. Bene ragazzi, la nostra paperella ci dice che il tempo è scaduto, quindi ragazzi abbiamo potuto vedere un assaggio di questa Ultimate Pack, che penso che questa serie durerà molto tempo. Già. Quindi ragazzi, la Joy Shacon è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!